Sono Don Mauro, da dieci anni sono parroco qui della parrocchia di Pontenure, adesso della comunità pastorale che è fatta dal, da Pontenure, che è il centro dove c'è il 95% degli abitanti, di 6.500 sono del comune, poi c'è Muradello che ne ha un centinaio, eh, Paderna ha una cinquantina di abitanti e Valconasso è sui 300-400, quindi... Tutta l'attività pastorale si svolge qui al centro, dove c'è l'oratorio, il catechismo è tutto qua, l'attività scout è tutta qua. Eh, le altre parrocchie hanno una piccola attività, ma stiamo da quando c'è la comunità pastorale eh, cercando di eh, rendere partecipi anche le frazioni, ad esempio la veglia pasquale è una sola qui a Pontenure, però la messa vespertina di Pasqua non è a Pontenure, ma a Muradello. Uh, la chiusura del mese di maggio per tutta la comunità è a Valconasso. Uh, abbiamo iniziato l'avvento col cammino, uh, spostando le messe a Valconasso e ci siamo messi in cammino da Ponte Nuri, siamo andati a piedi a Valconasso. Cioè, L'attività pastorale per far sentire comunità sta viaggiando in questa direzione. Tant'è che anche la messa di chiusura della visita pastorale, il 21, sarà una messa unica per tutta la, la comunità pastorale è un territorio molto compatto perché la popolazione è tutta qua e c'è vita di oratorio che si articola su due livelli, il progetto Omi Academy eh, che è eh, sul tavolo di progetto ci sono il comune, la parrocchia, la scuola e i servizi sociali che insieme hanno strutturato questo progetto eh, dato in gestione al Circolo Anspi eh, con uh, l'attività educativa, sportiva, ricreativa che è permeata anche da valori cristiani perché poi essendo un progetto che è fatto in oratorio puntiamo molto sull'aspetto uh, sull dell'accoglienza. Ad esempio c'è una squadra di calcio dove ci sono dei bambini che sono un po' dei brocchi ma giocano comunque con tutti gli altri perché uh, sanno benissimo gli altri che se siamo in campo in cinque, ma dobbiamo giocare in tre, dobbiamo supplire le mancanze dell'altro, c'è cioè l'aspetto educativo dell'amore del prossimo. poi. Sono Andrea Ciscato, sono responsabile delle attività del, dell'oratorio, in modo particolare dell'OMI Academy. L'OMI Academy è un servizio legato ovviamente alla parrocchia eh, che offre ai bambini la possibilità, dopo la scuola, di venire nell'ambiente parrocchiale e fare molteplici attività. Eh, quindi andiamo a prendere a scuola, vengono qua, in alcuni giorni a settimana hanno anche la possibilità di pranzare qua, quando non pranzano poi fanno comunque merenda e poi vengono seguiti nelle attività. Le attività sono strutturate, nella prima parte hanno un momento di studio, quindi abbiamo dei volontari e dei, degli ex docenti che vengono a dare una mano ai nostri bambini e vengono affiancati nello studio, nell'aiuto proprio nello svolgimento dei compiti e dopo partono una serie di attività. In base alla giornata eh, fanno o attività sportiva e hanno diverse discipline a cui possono scegliere. Eh, C'è il calcio, eh, che è l'attività con cui i bambini spingono di più. L'altra attività che piace molto è la danza e la danza abbiamo diverse mh, discipline di danza. Eh, C'è danza classica, hip hop, modern e contemporanea. E quest'ultimo gruppo fanno anche attività di contest, eh, proprio la scorsa settimana sono andati a Gubbio e eh, si sono classificati bene, ma questo è un dettaglio, però è stata proprio una bella esperienza anche perché questo aiuta, sono tutte esperienze che aiutano a far gruppo. Il calcio invece è stato anche loro, hanno avuto un'esperienza di recente durante il periodo pasquale, eh, sono andati in Croazia a un torneo e quindi sono tutte sì, attività eh, addizionali all'attività ordinaria ma che aiutano proprio nelle relazioni e nel migliorare proprio anche i rapporti tra di loro. La convivenza aiuta sempre moltissimo. E quindi stavo dicendo appunto che hanno dei giorni in cui fanno attività sportiva, in questo sono tre i giorni e negli altri due giorni un giorno dedicato alle attività espressive e quindi fanno eh, radio e eh, doppiaggio. L'ultimo giorno, che è il quinto giorno, è dedicato all'attività musicale. I più piccoli fanno avvicinamento alla musica, quindi iniziano a imparare le note, il ritmo, eh, utilizzano le mani, creano degli strumenti e questo è per la fascia dell'infanzia, eh, prima elementare, e dopodiché invece dalla seconda elementare iniziano a fare altre attività eh, sempre legate alla musica e scelgono se fare o canto o chitarra. Il valore sicuramente aggiunto è il farlo qua e avere il parroco che costantemente c'è, è attivo, segue ogni dinamica e sviluppo, no? ogni scelta che viene scelta all'interno di Academy è scelta in accordo con lui. C'è con l'oratorio e l'OMI Academy, c'è un incontro mensile con i servizi sociali per l'analisi e la progettazione di sostegno ai fragili. Che sono inseriti nel, nel, sia negli scout che nel, nell'OMI Academy. Uh, il coordinatore periodicamente si vede con gli insegnanti della scuola uh, per fare il punto sulle criticità che i bambini hanno, che alcuni bambini hanno, ma ci dicono che i nostri bambini, anche quando vanno fuori col calcio, sono molto ben educati, uh, danno un buon esempio e anche come. Uh, disciplina, gli insegnanti ci dicono che a scuola si vede la differenza, uh, nelle attività ricreative facciamo passare il messaggio cristiano più che con le parole, con i fatti, con il modo, con lo stile. La, mh, le altre comunità, le altre chiese hanno la loro messa domenicale, seguita, sono molto strutturate con i volontari, quindi uh, hanno imparato anche a preparare le liturgie, a tenere aperte le chiese. A tenere in ordine le canoniche, eh, perché la Chiesa è dei laici. Eh, è molto presente la, il progetto educativo degli scout del Masci, eh, che è, per, è permeato con il catechismo, quindi, eh, l'argomento che si fa nella classe di catechismo, non so, della prima comunione ad esempio, in sinergia con i catechisti. Il capo scout, c'è un capo scout che segue i bambini della prima comunione che sono i lupetti, facendo le stesse cose, con la loro metodologia ma i contenuti sono quelli. Io sono Silvia e sono la capogruppo del, del gruppo degli scout di Ponte Nure insieme a Marco Biolchi. E, eh, il nostro gruppo è abbastanza... Insomma, Grande, grande e per dirvi un po' di numeri, noi siamo 22 educatori, quindi 22 capi scout. Eh, abbiamo sei ragazzi dai 16 ai 21 anni che stanno facendo un percorso insieme ad altre parrocchie della eh, cittadina per fare esperienze più eh, significative, diciamo, no? visto il, il numero che non è eh, a quest'età, non è altissimo. Abbiamo invece un reparto e un Branco eh, invece è numeroso, quindi sono entrambi di 30. E, e abbiamo dall'anno scorso eh, una nuova realtà e siamo proprio i primi in provincia, siamo un po' i pionieri: ehm, avendo aperto i castorini eh, che vanno hanno un'età compresa tra i, tra i 5 e i 7 anni. Questo perché avevamo una lista d'attesa. Molto lunga, e quindi per dare una, una risposta alle famiglie che erano interessate all'esperienza um, all scout, abbiamo ci siamo informati, insomma ci siamo formati per, uh, per aprire questa nuova colonia di, di castorini, che appunto ripeto sono 20, quindi è già un bel, un bel numero. Um, io sono, rappresento anche gli scout all'interno della comunità pastorale e um, quindi abbiamo colto il, il lavoro che ha fatto le chiese. Eh, che ha organizzato appunto la visita ehm, e eh, speriamo, auspichiamo proprio che questi incontri che sono, eh, che, sono, che sono previste per i bambini e per le famiglie eh, siano davvero un'occasione eh, per fare una fotografia al, al vescovo di quella che è la nostra realtà e eh, in base al alle fatiche che magari possono, possono saltare fuori dalle famiglie o dai bambini stessi, dalle esigenze, dal, eh, dal modo in cui si vive la parrocchia, avere anche dei suggerimenti da parte sua per superarle. Um, da un anno abita qui in canonica anche Don Luigi Mosconi, che ha portato la dimensione mh, sudamericana. Uh, meno strutturata, meno impostata, uh, ma più briosa e quindi reciprocamente facciamo un po' fatica a, ad entrare uh, sulla stessa lunghezza d'onda, anche se mh, viviamo in comunità. Insomma. Uh, la partecipazione alle messe direi che è buona, uh, a volte la Chiesa non basta dipende dagli orari, la messa delle 11 la domenica, dove converge il Catechismo, gli Scout, il Masci, straborda. Le altre messe sono frequentate normalmente. Abbiamo due cori, una corale più di carattere classico come impostazione, la coro La Torre, che è storico, e il coro Perfetta Letizia, che ha un'animazione più briosa, più moderna. Abbiamo un ufficio amministrativo che si cura dell'amministrazione, per cui sono sgravato da questo problema, e eh, cura tutta la parte di sostegno da parte del territorio ai, ai bisogni anche economici del, dell'oratorio. Il territorio risponde molto bene, molto, molto bene perché c'è un progetto eh, che è ben strutturato e coinvolge le altre entità educative. Sono Domenico Bergonzi, in parrocchia mi occupo di due cose in particolare, della parte amministrativa, non semplice, e faccio anche l'educatore nell'ambito del progetto OMI Academy. Quindi la parte amministrativa copre un po' tutto quello che è il discorso soldi della parrocchia, perché ovviamente al di là della pastorale c'è bisogno anche di questo, non c'è pastorale se non si riesce ad avere delle strutture e a mantenerle e metterle a disposizione uh, di chi poi frequenta, frequenta l'oratorio. Quindi c'è un legame profondo con il territorio, fortunatamente, che siamo riusciti a costruire negli anni, quando siamo partiti col progetto Omni Academy nel 2016. Abbiamo operato un po' nel deserto, l'oratorio c'era, le strutture c'erano ma non erano né strutturate né frequentate, quindi eh, abbiamo dovuto costruire questo rapporto col territorio praticamente davvero, davvero da zero e siamo soddisfatti perché il territorio ha risposto in modo abbastanza veloce, non è stato semplice, ma ha risposto in modo davvero concreto. Uh, grazie credo soprattutto al progetto Ami Academy ovviamente tutto ciò ha dei costi importanti anche se i ragazzi che vengono qui pagano una quota per venire non tutti perché c'è molta 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 attenzione sulle fasce più deboli sulle famiglie più deboli questo si può fare in due modi essenzialmente, con un profondo rapporto con eh, l'amministrazione che ci ha supportato davvero, l'amministrazione ha creduto in questo progetto, eh, i servizi sociali hanno creduto in questo progetto e questo ha fatto emergere anche situazioni di disagio, la fragilità delle famiglie, la fragilità dei, dei ragazzi, quindi c'è una forte sinergia. Da questo siamo arrivati al coinvolgimento del territorio, sia a livello delle singole persone che a livello delle attività imprenditoriali del territorio che hanno risposto eh, nel tempo in modo molto significativo, insomma, per cui ci sostengono. Qui sono stati fatti dei progetti che hanno richiesto degli investimenti, quindi l'aiuto del territorio è stato davvero importante ed è continuativo. La vista pastorale. La visita pastorale ci ha un po' stimolati a procedere nella creazione della comunità, quindi abbiamo costituito la Coinonia che ha gestito la, la preparazione interfacciandosi con la segreteria del vescovo e abbiamo poi coinvolto un po' tutto il territorio. È eh, una cosa nuova, eh, ci è piaciuta molto questa visita pastorale perché ci è sembrata, l'impressione che abbiamo avuto è molto ben strutturata, molto coinvolgente, bella. Poi vedremo i risultati che ci saranno dopo. Siamo in aspettativa di sapere cosa il Vescovo ci indicherà, perché gli faremo presente le criticità, come ci ha chiesto, eh, i germogli eh, che ci sono, ma soprattutto le criticità e eh, ci aspettiamo che ci indichi la strada.